Rieccoci qui ragazzi, ben ritrovati di nuovo per questo terzo appuntamento di fila di questo evento E3 2021, di nuovo qui con Corso Videoludica e sempre andiamo a seguire i nostri ben amati Every Eye. Più moderazione, scusa. Ci sta 2K, ci sta Bandai Namco, ci sta Ubisoft, ci sta... Che altro ci sta? E partecipa anche tu. Che te lo sto chiedendo perché non aspettate, non schermo intero. Che brutto. Voglio mettere... ecco qua, modalità teatro, preferisco. La promessa di gameplay... Da quanto tempo? Circa due minuti neanche, scarsi, eh? E mancano 20 secondi esatti. L'evento, cioè produzione si trovano... In realtà l'evento precedente è ancora in atto, ragazzi, sia ben chiaro. Ho visto che Sabaku, ad esempio, lo sta seguendo. Speriamo che... Però io voglio seguire loro. E siccome IGN sta iniziando in questo momento, devo assolutamente guardarla. Open City... Interessantissimo questo qui. È nato da una inizia, ragazzi, ci siamo. Spaziale. Ti fido subito. Io volevo parlare di The Forgotten. Sì, va bene, parliamo mentre lo fanno vedere. E partiamo. Ho fatto appena in tempo, Potevo fare tutta un'unica grande live, effettivamente. Quella precedente risulterà la più noiosa finora a cui ho assistito, ma veramente. Però dai, voglio suddividere per tipologie, ok? Voglio suddividere in base all'evento che c'è a disposizione. Ah, ma c'è anche Sherlock. Oddio, non è detto che vedremo tutta la roba che... Però secondo me Sherlock lo mostreranno. So buckle in, because here come more games than you can shake a joystick at. IGN Expo starts... Insomma, parole importanti, introduzione altisonante, speriamo che... Parole forti! Dai. Parole forti da un gameplay no, molto strano. Sicuramente, ragazzi, è ormai una presenza di show. Forza. Oh, subito un'esclusiva, Che idea? Si parte subito bene? Ma lo vedete già la differenza, ragazzi? Non partono col ciarlare, dopo lo possono fare. Sono partiti subito con un gameplay. Hanno già la mia attenzione. Un altro Souls like con un'arma in grado di Mortal Shell. Mortal Shell. Cos'è, un DLC? È diverso da quello lì che fanno. Sì, è o è il continuo, un secondo capitolo del Mortal Shell precedente, oppure è un DLC? Sì, sarà un DLC, sarà un'espansione. Mortal Shell, tra parentesi, un Souls like niente affatto male. È vero, Mortal Shell. Oddio, ha delle meccaniche un pochettino meh rispetto al vero Dark Souls, ma non era malaccio. Mortal Shell. L'effetto Cathedral per simulare. Io ci feci un video gameplay demo. Uno spazio enorme. Dai, su, più colorato, no? Insomma, atmosfera giocosa e entusiasta per quello che promette di essere, stando le parole degli otto, uno show carico di roba interessante. Durerà un'oretta quello che hanno detto. Speriamo che sia un'ora bella piena e bella nel vero senso della parola. E che cavolo. Che botta di risposta simpaticaccio tra i nostri ospiti della serata. È vero, uno dice non c'è Jeff, stacco tutto. Non c'è Jeff Keighley, ma l'hanno nominato. È onnipresente. Assolutamente. Anche quando non c'è. Ragazzi, domani c'è l'Ubisoft Forward, Non mancate a quello di domani, assolutamente. E dai che si parte. Ma a parte che non c'è solo quello, perché si parte dal pomeriggio. Sarò qui in prima linea, a seguire tutti quegli eventi che sarà possibile seguire. Sembra bellissimo, esattamente come tutte le altre volte in cui lo hanno mostrato. Un delizioso cartone animato interattivo. Molto figa. Domani mattina, infatti, sta tranquillo, è di pomeriggio, inoltrato. Da pomeriggio fino a serata, come oggi praticamente. Tutti ospiti e si parte. World Premiere. Questa è roba attuale. Siamo stanno Creed. Ma che è il gioco di Creed Rocky?
Ma che? Un gioco di box chiaramente super arcade. Ma no, io li vedo nei incontri veri. Certo. Il fuoco. Beh. I pugni nelle mani. C'ha i pugni nelle mani. Rocchio. Il livello di Rocky. Vuoi scherzare? Comunque mancava un gioco. Sì, un gioco arcade di quelli a fa male. Se combatti insieme a due botta, perché effettivamente insomma è una cosa. Big Legends. Vabbè, senza particolare. Ma io non penso che cerchi la tecnicismo. No, sì. Certo. Adriano! Un picchiatore arcade della vecchia scuola. Creed Champions. Guardate che il 3 settembre 2021. Sì, sono quei giochi in cui tu dici stasera meno qualcosa. Ah. Oh. Questo è Sherlock, il nuovo Sherlock Holmes. Il buon Sherlock Chapter 1. Allora, Sherlock Holmes Chapter 1 l'abbiamo visto in tutto. Ma la vedete la differenza? Han parlato fra loro per pochi, per un minuto neanche. Sistema di combattimento. È tutto gameplay. Uno in fila all'altro, bravi così. L'enorme differenza è che è catapultato in un open world. No, Zvachan, no, questo non dispiace manco a me. Ecco, l'uscita, server uscita. Magari adesso ci e danno. Il sistema di combattimento è una grossissima incognita, perché Frogware non è che c'ha dei precedenti. No, infatti no. Però se tutto il resto funziona, questa è la classica produzione che puoi chiudere un occhio su quell'aspetto. Sì, perché l'importante è su un non sporcate le scarpine. D'indagine sulla qualità della sceneggiatura. Quindi nel momento in cui racconti la storia di un giovane Sherlock. Sì, certo, ovvio, cioè dovrebbe esserci un equilibrio. Però per esempio, se dopo questo tornano a parlare un attimo e poi rifanno rivedere di nuovo del gameplay, ci sta. È così che dovrebbe essere. L'idea sì, io personalmente ci ho giocato, trovate anche l'anteprima e la video anteprima sul sito e su YouTube. Io ma da qualche tempo, un paio di settimane credo, io ho sensazioni positive con questo gioco, anche perché i precedenti di Sherlock a me personalmente sono piaciuti molto. Sì, erano giochi che dignitosi, esatto, gestivano bene le ambizioni, esatto, cioè facevano quello che volevano fare senza. Ma tra Frogware c'ha un piano molto preciso per le sue produzioni, esatto. Era una sfondo investigativo, esatto, e personalmente anche The Sinking City. Sì. Però Zinghi Violet Holmes dell'open world, perché cioè, peccava di ambizione. Esatto, l'open world forse era di troppo. Io li ho intervistati e loro mi hanno espressamente detto: noi siamo partiti da Sinking City per migliorarlo, per fare un open world investigativo cui contro. Ora non hanno proprio detto Sherlock Holmes Chapter 1 2021. Continua a non essere generica la data. Un'altra world premiere. Ma poi perché? Perché un po' di niente. Un'altra cosettina interessante. Zombie? Titolo survival di qualche genere con degli zombie. Ma sono zombie voxelati. E non ci vedo nel momento niente di. Mi ricordo uno Sherlock alla Guy Ritchie, è solo un'impressione. Sì, francamente sì. Non su Switch, no. Personalmente sì, perché questo Sherlock. Difficile che un nuovo gioco appena arrivato abbia anche possedisci subito su Switch. In realtà il villaggio è semovente, l'ambientazione sembra essere post-apocalittica, potrebbe essere interessante. Survival Machine. Questo forse potrebbe essere interessante. È così ti fanno le conferenze. Un'altra world premiere, via. Uno in fila all'altro, bravi. Un gioco che vi snerverà. Incontrollabilmente orrorifico. Orrorifico. È uno dei giochi più posso dirvi con assoluta certezza che oddio, cazzarola, è vero, eh. Cazzo no! Plus? No raga, io ve lo dico subito, non gioco in live, È una nuova versione di Doki Doki. Doki Raga, questo ti fa male. Non l'ho giocato, ma l'ho visto. Proprio una badosta. Sai qual è il bello? Che l'hanno presentato prima con uno dei giochi più spaventosi che abbia mai provato, cose del genere. E ci hanno ragione. Una versione migliorata. Assolutamente ragione. Questo fa malissimo. E ve ne consiglio un altro di perverso altrettanto, se volete. E si chiama Saya No Yuta. Lo sapevo che dicevi questo qui. Io lo devo vendere quel gioco. Perché è troppo malato. Il 30 giugno, anche su Switch. Quello lì è quello peggio.
Sì, ancora peggio. Oh, c'è una versione 30, preordine. 30 giugno, luglio, che c'era scritto? PS4, PS5 e Switch. 30 giugno. Buona fortuna. Capisci, Ah no, giugno, 30 giugno. Dai, lo puoi portare, più. Lo puoi portare in... No, non posso portare in sua parte. Camposanto lo posso. Carrellata di giochi, niente male a dire la verità. Sì, c'è la possibilità di preordinarlo anche se esce a breve, a fine mese. Però tutte cose abbastanza importanti. Esatto. Per tutte le piattaforme, probabilmente anche per PC, per PS4, PS5, Xbox, da quel che ho visto. Ora, vedete com'è Doki Doki che c'ha questo stile? No, è quel modo per due ore. Quant'è? Il termine inglese più appropriato è disturbing. Edizione limitata, penso che sia un po' per tutti. Cioè, se sei in grado di preordinarlo, ti rompe l'anima. Wonderlands exclusive. Ok, di nuovo questo è il nuovo Borderlands, ragazzi. Uno spin-off di Borderlands, Wonderlands. Hanno fatto una bella cosa, cioè una cosa intelligente. Hanno preso due personaggi più intelligenti, più interessanti di Borderlands negli ultimi anni. Tra cui Stallone da culo. E l'hanno infilato in un contesto che è diverso da quello lì di Borderlands, quindi con aspettative differenti da quelle che uno può avere per la saga principale, ispirato chiaramente al DLC meraviglioso di Borderlands 2 come concept. Una cosa che mi ha sorpreso in positivo, devo essere sincero. Quello peggio di Doki Doki, come si chiama? Saya no Uta. Saya no Uta. Il canto di Saya. La canzone di Saya. Mi pareva, infatti, ragazzi. C'è un ragazzo che in chat ha messo gol per l'Italia. Io l'ho avuto in tempo reale perché mio padre ha fatto... L'ho sentito fin da qui pure con la porta chiusa. L'Italia sta vincendo. Buono. C'era Lillo che mi aveva chiesto: vedrai, commenterai la cosa. No, io non la commento, ma ti posso dire in tempo reale: sì, l'Italia sta vincendo. Yeah. Sì, sempre diciamo sulla sequenza di gioco. Però quindi armi da fuoco, incantesimi, armi corpo a corpo. Allora, Ciccio Boy, perché è così particolare Doki Doki? Perché è un titolo che ti inganna. Un prodotto che inizia in un modo, prosegue in un altro e finisce ancora peggio. È un tour de force psicologico in un orrore di quelli mentali e fisici totalmente destabilizzato. È un prodotto che gioca con le tue aspettative in un modo... Io grazie a Epic Games possiedo il prequel e Borderlands 2. Il primo no, ma possiedo Borderlands 2 e il prequel, o il pre-prequel, non mi ricordo come si chiama il titolo. Ma non li ho mai toccati. Tra parentesi, recuperate gli attuali giochi Epic Games, perché sono due gioconi non da poco, Genshin Impact, mi sembra che si chiamasse così, e Control, gratuiti, ne vale la pena. Può funzionare. Ok, che non abbiamo visto assolutamente niente. No, però solo come coidea, però di base ci sta. Non abbiamo nulla di cui parlare, fondamentalmente. No. Se non di stallone da culo. Sì, infatti, è un gacha, però è gratis su Epic Games in questo momento. Se volete, chi lo volesse recuperare, attualmente è gratis insieme a Control. Sì, è vero. Sono quelle lì del trailer. Ma che genere è questo gioco? Non ho capito, ma credo che si tratti di un action adventure. No, è più sul... cioè, preme più l'acceleratore sulla dimensione RPG, a quanto sembra. Ok. Anyway, we've got more gaming goodness coming up on the IGN Expo when Summer of Gaming 2021 returns, so don't go anywhere. Don't. That's a threat. C'è la pausa. Ah, ma è gratis sempre, dici? Oddio, non lo so allora, perché l'hanno mostrati proprio tra i giochi gratuiti della settimana. Quindi mi sembra strano che fosse sempre stato gratuito. Ci sta minacciando con delle formule, come ce l'ha con te? Comunque, chi vuole recuperarlo e non l'ha fatto, ora può farlo. Può essere sicuro che lo trova.
And powered by Duracell Optimal, the official battery sponsor of Summer of Gaming 2021, and presented by. Vabbè, momento sponsor. Ci sta, non hanno mai parlato. Non è che lo mostrano in continuazione e lo ridicono uno stessa persona. Mostrano gli sponsor uno fino all'altro, lo dicono e festa finita. Lo vedete? Così si fa. Oh. Per relativamente pochi, eh? No, sei un po' per pochi, no. Comincia che c'è un'età, tieni in mente questa cosa. Nivane, mi hai... Avete colto la citazione, per favore? Certo! Giustamente ci sta anche un momento di pacche sulle spalle, perché dai... Complimenti per averci sponsorizzato, grazie a tutti. Siamo gente... join the net, bravi, vedi? Invece c'è sta tanta gente che sì, dice no. Ruolati in marina. Se è no, dite... Non ditelo, perché sennò vince Alessandro. Se fa il primo che l'ha detto, ti piace. Giustamente. Vabbè, ma hanno... Tutti ha detto, il primo che l'ha detto. Il primo che l'ha detto è riuscito ad essere più veloce, ma l'abbiamo detto in contemporanea, semmai. È giusto avere, specialmente quando l'evento è ospitato da, magari, un portale, avere dei partner. È giusto, però è una parentesi bella abbondante e continua ad andare avanti. Parentesi pubblicitaria. Spezza parecchio il ritmo. Ma ci sta! Siamo partiti con quel World Premiere. World Premiere. Quanto vorrei che IO Interactive se ne uscisse a sorpresa con 007, ma è ancora troppo presto. E temo proprio che lo sia. Però per quello lì, c'ho quello che tu definisci un pizzico di friccicorio. Sai che mi intriga anche a me. Perché poi loro... Fast and Furious! E un sacco di altre cose. A 007. Esattamente il suo, se lo fai come si deve, se evolvi la formula di Hitman è quello. Aggiungi un filo di fascino e più chiacchiera. E soprattutto anche un pochettino di dinamiche shooter in più. Un po', non troppe, però quel filino in più. Sai, ci metti ogni tanto una sequenza un Venom. Po' adrenalinica, lì che puoi gestire un po' registicamente in maniera paragula. Perfettamente d'accordo con te. Quindi evolvi la formula di Hitman, la rendi un po' più spettacolare e bam, hai fatto il gioco. Bentornati all'IGN Summer of Gaming. Non gli è riuscito molto bene. Dovevano farla meglio. Pensate possa valere la pena l'acquisto del nuovo Doki Doki per chi ha già giocato subito il gioco base? Boh. Io non l'ho mai giocato, se ho visto. In realtà mi potrebbe garbare anche solo per averlo da collezione. Eccone un altro da chiedere subito al rivenditore di fiducia. Puzzatina di DLC. Domattina come prima cosa, appena mi sveglio, sarà il mio pensiero prima di andare a dormire. Sarà il mio primo pensiero quando mi sveglio, a chiedere a Salvo di dirmi se c'è possibilità di preordinare Doki Doki versione collector, quello che è, per PS4, perché non ho altra possibilità. Madonna la cattiveria con cui picchia la gente. Vorrei capire qualcosa di più del gioco, però mi piace anche vedere. No, il montaggio sonoro mi piace tanto. A proposito di picchiare la gente, ragazzi, andatevi a vedere al cinema Old Boy. Giusto! Al cinema, sala. Ragazzi, è tornato il cinema Old Boy. Non esiste il remake. Ok, allora siamo d'accordo. No, è proprio un film tostissimo. Delle coreografie dei film di picchiare coreano. Se volete andare a vedervi qualcosa piuttosto che un nuovo film che ancora devono arrivare, quelli belli, i combattimenti. Sì, adesso al cinema che sono riaperti, Old Boy è un'ottima scelta. Come funziona, esatto. Il mondo di Wild West Dykes. E Lego. Cosa sto guardando? Oddio, beh, io penso che ci sia anche la versione PC, sì. Beh, insomma, ti devo ricordare quel... Non rompere i coglioni. L'MMO... Però provo a chiedere se c'è la versione collector, perché ho altro mi interessa. Te lo ricordi Wild West Online? Tutto quello che ha online nel titolo... No, Dio, no, di stare online m'ha fregato. Ma pure Red Dead Online, GTA Online. Ma vabbè. No, è
con componenti di altri. Ti devi preoccupare per un po' che Red Dead Lego. Sì, più o meno sì, perché non. No, aspetta, ma questo è un Toys to Life. Sì, è. Beh, l'impressione. No. Stanno stampando un diorama. Non... No, allora, si sono basati sulla costruzione Lego per fare poi la costruzione del pannello effettivo. E ora fanno il diorama. Ma per fare cosa? Non lo so, però mi piace. Stanno costruendo un paesaggio. Puoi chiamare pure il signor Luigi Maria IGN e chiedergli che cacchio sto guardando? Qualunque cosa sia mi piace. Ricostruzione 3D, poi? Per fare un'ambientazione di qualcosa. Sì. Ma come funziona? Che cos'è? Sono un po' confuso. Perdonatemi, però io non ho capito che cos'è. Per me è tipo un simulatore, devi creare te. Puoi creare un mondo da zero, forse. Poi devi occuparti delle persone, magari. Un wild tycoon, che ne so. Ci avete presente Zoo Tycoon e compagnia bella? Ho fatto Lego e poi l'ho stampato in 3D. Okay, ma... Sì, ma era solo un focus sulla costruzione, ragazzi, perché poi il gioco è un gioco di West, cioè un gioco ambientato nel Far West, costruisci il tuo ranch. Wild Tycoon! Lo chiamo io così, hai! Insomma, dai, raccogli cibo per i tuoi settlers, quindi coloni. Scusa, Francesco, in termini di piccicometro, da 1 a 10? No, non si sa ancora. Perfetto. Niente. Si sa, sì, non attribuito. Però se andate su Steam c'è la pagina. Okay. E in effetti $30 la collector. Olli, no, olli. Sì, quello è Olli Olli World. Bello. Io lo adoro Olli Olli. Mai sentito Olli Olli? Altro, se non avete provato la serie, recuperate qualche cosa, perché dei due capitoli successivi. Ah, solo Switch, PS4 e PS5. Solo? Perché me l'ha sembrato di vedere anche qualche altro simbolo. Cioè tutto, su tutti dovrebbe essere, non solo PS4, PS5 e Switch. Forse almeno su PC dovrebbe arrivare. Certo, a meno che intendi che la Collector sia soltanto per le versioni copie fisiche delle console. Molto promettente. Un'altra world premiere. You're hearing my voice because we have reached a crossroads in this war. We know now that no miracle is coming. That simply surviving is a solution. Ah, di nuovo. Ok, back for that we will not win by holding our ground. World War Zombie. World War Z, ragazzi, il gioco. O il sequel. No, è troppo simile all'originale adesso. Anche questo ce l'ho su Epic Games. Non l'ho ancora mai toccato. Cioè no, a parte che io avrei un miliardo di giochi. Sì, è palesemente quello, ragazzi. Io ho un miliardo di giochi che non ho mai neanche toccato. Ma almeno ce l'ho. So di averceli, magari un giorno c'ho lo scribizzo di provarlo. Sì, è World War Z, ragazzi. Sì, no, è che è World War Z, è chiaro. Ci stiamo interrogando. Mi sa che hanno fatto gol di nuovo, ragazzi. Ve lo dico adesso in diretta. Sì, giochi nuovi, quindi. DLC, è e aveva anche un po' il suo perché World War Z. Non ci metto la mano sul fuoco, ma sì. Non c'ha grosse ambizioni, ma ti diverte veramente tanto con tutto che è legato a una ricerca. Beh, sì, vedete? Cioè, ci sono persone che lo stanno dicendo. 2-0, l'Italia sta vincendo, ragazzi.
per chi fosse interessato. In World War Z che non erano affatto male a livello di impatto. No, se poi usano anche male impatto. Puoi sempre prendertela per la Switch e ti compri una Switch. Un po' di più attenzione. Sono d'accordo. Infatti è stato rivalutato un impatto. Per esempio, te a cosa punteresti di più? In fin dei conti la Switch è meno ingombrante. Comprati una Switch anche usata, a poco, e ti preordini la versione Switch di Doki Doki. Ma la prima versione di World War Z c'è sempre stata. No. E quindi mi viene in mente. Aspetta, fermo. Ma che cazzo? Quello che ho visto mi è piaciuto subito. Raffle. Ma che. Non so come va il resto dell'evento, mi espongo a dire una cosa. Bravi, perché per una rivista comunque, cioè vabbè, IGN è chiaro, ha un respiro internazionale e gli viene ordinare dagli USA? Fatto, eh sì, perché no? Mettere in piedi uno show così sotto le tre non è affatto facile. Perché dici che è solo esclusiva USA, che non arriva qui in Europa? Ti diano così tanto retta quando avrebbero altre opportunità e altri palcoscenici. Bramble, ragazzi. Bramble, The Mountain King. Questo è interessante, secondo me. Sì. Sembra una cosa da incubo. Di essere uno di quegli adventure pintamente idilliaci. È proprio questo contrasto che ti fa cagare nelle braccia. Io adoro questo contrasto. È qualcosa che mi piace. È un piccolo assaggio. Tantissimo. Probabilmente quello che abbiamo visto non è neanche. Wishlist now. È molto probabile. Però interessante. Però un contrasto che a me piace tantissimo. Perché c'è proprio questa. Capisco, ti viene più di qualunque altra. Preordinare dai 30 ti costerà fino a $100 alla fine. Solo per fare preordine e fatelo arrivare qua, No, c'è anche una pagina su Steam. Posso dire che Bramble è un cocktail a base di gin creato negli anni 80 da Dick Bradzell, ci dice Wikipedia. Grazie, Francesco. Prego, sono qui per questo. Segretaria di regia. È ispirato al folklore scandinavo. Esplora il mondo oscuro di Bramble e vesti i panni di un ragazzino che cerca di sopravvivere a un pericoloso viaggio dove si imbatterà in creature mostruose ma troverà anche amore e amicizia. Sì, c'è molto amore con un bambino che pugnala qualcuno. Ah, ci saranno anche i sottotitoli in italiano, stando a quanto dice Steam. Questo è ottimo. I sviluppatori dicono, incontrerai e sconfiggerai dei mostri che appariranno sotto forma di boss. Queste scene saranno violente e sanguinose. Alcune dei nostri potrebbero avere delle sembianze umane, ma si tratta di mostri e creature derivanti dal folklore nordico. Ma che cacchio è? Vedi anche tu un piccione sullo skateboard? Sì! Un piccione che indossa. Si è ispirato al folklore scandinavo. Sotto ala. Po' piccione, non credo sia un piccione mai nella vita. Un uccello generico di non so cosa, di quale specie. Per non deludere le aspettative. Esatto. Uno rimane coerente con se stesso. Sì, non rego a best, sì, proprio sì. Io questo comunque lo metterei tra gli highlight delle tre. Tipo io da Amazon ho preso World End Club per Switch Deluxe Edition Unlimited, era solo sullo store di Nice America. Vabbè, oh, che ci vuoi fare? Certi prodotti arrivano qui da noi e altri per niente. Skatebird. Beh, sottotitolo perché sì. 12 agosto. Sottotitolo perché no? No, cioè, perché sì? Come lo chiamo? Brian, hold on. Wait, are you insane, man? We're only halfway through. What are you doing? Oh, wow. Well,
this event is stacked with even more exclusive reveals and brand new trailers than I could have reasonably. Io voglio far fare un'anteprima di quel Bramble, che mi sembra una cosa estremamente interessante. Well, che dici, Francesco? And we'll be right back with even more right after this break. So stick around and keep being part of our summer game. Credo che arrivi un'altra pausa pubblicitaria. Evviva! Possiamo tornare a parlare di Bramble. Friends, I want to thank my uncle who taught me that wrestling isn't real. That made me mad. Prima il gioco c'è pure per Xbox e PC, ma non fisico. Suo zio che gli ha insegnato che il wrestling non è vero poco prima di essere. IGN Summer Gaming is powered by Duracell Optima. All summer long, we're bringing you the game announcements, developer interviews, and all the demos you care about. So get comfortable. Com'era? Io pensavo che fosse finto come la porta. Optimum con la sua lucentezza, miglior pubblicità del mondo all'interno del panel Xbox, ti garantisce ore e ore di gaming. Duracell Optimum Extra Special. Facciamoci una cazzata qua. Per animare un po' le cose. Dai. Allora, cioè, perché vuoi rovinare le pubblicità? Stai riuscendo, ci stai. From breaking yeah. news and exclusives never before seen look. Ecco qua, appena segnato Bramble al buon Carollo. Così in diretta tutta la chat credo che lo ringrazierà. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook or Snapchat, we've always got you covered. IGN. Bene, bene, bene. Allora sta fermo. In a world with non-stop news about cosa? Se stai fermo lo faccio. Ha capito, però dille queste cose, cioè controlli i remoti dei computer degli altri. No, gli altri al contrario. Allora, meno male che non ho giocato un po' la regia. Movie, TV and streaming news that matters most to you. Make sure to catch The Six Entertainment on IGN for your fix of entertainment news. Let's drop it. So, si va avanti. Poi se me lo vuoi regalare fa pure, Tra l'altro era un evento molto bello, sempre organizzato da IGN durante le tre e altri appuntamenti tipo sì sì, una volta c'eravamo stati sul tetto del sì, è vero, era quello continuo pieno di nulli, cioè, ma pieno significa strabordante, al punto che era impossibile anche orientarsi. Si mangiava anche bene, si beveva, era una bella pasticciola. Vero, è vero, mi ricordo. Quindi, si sembrava di quelle cose, sai, quelle scene di Tom Holland, quegli eventi dove parlando di Tom Holland su Amazon Prime, c'è un nuovo film esclusiva Amazon Prime con Tom Holland, quindi thumbs up. Me lo ricordo. Se vi piace l'attore, vi piace il genere, andate a guardarlo. Faccio pubblicità ad Amazon Prime, così, a caso. Però scusa, uno cerca di sconfiggere i luoghi comuni sulla gente del sud, no? Gente del sud, perché mo mangiano solo quelli del sud. No, però se tu ogni volta ridici, andiamo là, cioè, poi... Un terzo gol? Non lo so, non ho sentito mio padre gridare, quindi penso di no. Anthony Franco's Pizzeria in Paramus, New Jersey. Really good, really, really, garlic knots, really, is what a lot of... that's right, Brian. Well, you know what, welcome back, this is still the summer of gaming and you found questo yourself è ancora il summer of gaming e possiamo Expo. Anche andare avanti. Yes, we are jam-packed with some of the most unique games you'll see first right here on IGN. Promette altre novità. Hai sentito gol? Dici? È strano, se avessero fatto gol anche in chat avrebbero detto qualcosa. Prima per due volte hanno messo 1-0, 2-0 e ti ho detto, cioè, io lo sento bene, mio padre, gol forte. Ora non ho sentito niente. Che quando fanno gol mio padre proprio fa si alza pure in piedi per enfatizzare la cosa, anche se è seduto sul divano. È difficile da raggiungere, eh? All the trailers, not just the unpacking one right now. Cento cose. Doveva arrivare prima o poi. Prima o poi doveva succedere. Ma non è quello che ti aspetti. Oddio. No, ragazzi, fermi, cioè sta veramente no, fermi. No. Io per quelli che sono cinque Francesco alla fine. No. Io ci voglio giocare. Non sto scherzando. Ma che è un non abbiamo dubbi. Trasloco simulator? Per me è proprio quello. No, cioè proprio. Ma sai che è rilassante? Lo giocherei anch'io un gioco così, non so perché, ma stavo per dirlo anch'io. Proprio non sto scherzando, io lo voglio fare in live. Cioè, praticamente puoi creare la casa dei tuoi sogni. Per
Francesco. No, fermi. No, andiamo a casa completamente in No, sono serio. Sono serio. Si può fare... È molto figo come concept. Lo so che è figo come questa roba è dedicata a un pubblico che veramente ci gode. A Unpacking! Sì, sì, è chiaro. E fa bene pure, ringraziamo Two Point Campus, riecco qua, l'abbiamo già visto al Summertime Fest. Grazie infinite davvero. Siamo tornati con Summer Game Fest. In campus you'll get to design and run your ecco per esempio no il genere Two Point Hospital Two Point Campus non è proprio il gestionale sopra le righe, esatto, non è proprio il mio perché io con il gestionale non vado d'accordo, ok, però ecco il termine che cercavo, gestionali, quel senso a me non dispiacciono i gestionali ma solo quello con gli animali. Guarda, quello con gli esseri umani non tanto. Dalla serie, macro serie, saga, team, cioè team hospital, team park. Esatto, sì. Di Bullfrog. Però ecco, questi qua sono quelli che mi divertono alle volte più a guardare. Ma sai che cioè, per quelli un bel potenziale da quel punto di vista, perché più che aspiranti cavalieri è un po' di tutto. E poi invece può essere è il simulatore di un campus tipo universitario, che però ci hanno buttato dentro un sacco di cose che riesce, dal moderno al non nel macro genere di cui parlavamo prima, questi gestioni dell'assurdo sono quelli che più mi attirano perché sono allora, gestione dell'assurdo, non cose reali, insomma. Sono d'accordo con te, sono più leggeri almeno come impatto grafico e tematiche tu puoi in campus. Poi ti diverti a cuochi, maghi, vampiri, clown, di tutto e di più. Posso dire solo una cosa, abbiate pazienza, che è molto importante. Nella pagina Steam di Unpacking c'è una GIF di una cucina che viene messa in ordine che io sto guardando ininterrottamente per la sesta volta. È una meraviglia della natura ed è il mio Game of the Year. Andatevene tutti a quel paese, è bellissimo. C'è anche uno Scottex che viene posizionato sullo scaffale, meraviglia. Abbiamo ufficialmente la raccolta fondi per salvare un caporedattore. Stiamo facendo una carrellata a ritroso nei ricordi. C'era prima Street Fighter, adesso c'è Phantom Time. Ricordo di me perché non ascolta questi giochi giocati. Phantom Time. Arcade1up.com. Un'altra exclusive. Ah, The Forgotten City. Bello, bello. Nato come una mod di Skyrim. Assolutamente sì. Nata come una mod di Skyrim e ha avuto talmente tanto di quel successo che si è evoluta a gioco completo. Che sono tante idee interessanti dentro, tanti cambiamenti veramente importanti. 10 su 10, sì. Salve. Di base è un open world ambientato in quella che è artisticamente l'antica Roma, però non è effettivamente l'antica Roma. Diciamo che le linee temporali sono un discorso un po' complicato in questo gioco. E anzi la coerenza temporale. Sì, diciamo così. È un gioco di ruolo di stampo action in cui il protagonista si trova all'interno di un più di 3 milioni di download e per riuscire a poi uscire da questo loop temporale anche con una componente con una sfumatura con puzzle rispetto a assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, è un gioco abbastanza diverso dall'originale. No, parlo proprio della mod. Cioè, perché... Sì, no, anch'io mi riferivo alla mod. Sì, sì, sì. The Forgotten City. Esce il 28 luglio, perfetto. Teniamolo d'occhio, perché ha un che di interesse. Sì, tra l'altro che mi lancia delle vibrazioni all'Eternal Darkness. Questo è King's Bounty 2, se non sbaglio. Possibile. E abbiamo visto 800 volte King's Bounty 2. A hero rises. Questo è un genere che non mi dispiace. Li giocavo tempo addietro. Ho dei giochi simili a questi. Un GDR di stampo un po' più classico. Alla Diablo, praticamente. O alla Sacred. Ci stanno puntando molto su King's Bounty. Allora, King's Bounty 2, ragazzi, cosa cambia? Anche se questo, oddio, sì, è un pochino più rolistico e strategico, effettivamente. I personaggi in cui è un gioco in terza persona. I Diablo, le cose sono più hack and slash, GDR, diciamo. Non è open world, è limitata. Io ho giocato Sacred 1, la leggenda dell'arma sacra, li possiedo, e il 2. E la seconda parte, che è la parte che è la classica da gioco di ruolo tattico, che è stata ampliata, ci stanno più unità, più effetti, più sinergie,
Vorrebbero tra l'altro anche nel prossimo futuro. Sono stati tra i miei giochi preferiti quelli. Di interazione ambientale anche e tra i miei primi giochi per PC. Stanno lavorando. Un tempo giocavo quasi sempre solo console. All'epoca i giochi per PC erano veramente pochi quelli che avevo. Quindi con un inizio e una fine, inizio che dipende dalla scelta del personaggio e fine che è unica. Gli sviluppatori dicono che in base alle scelte e alle azioni che compiremo nel corso dell'avventura, insomma, vivremo un'esperienza differente. Poi è chiaro che bisogna capire. Dark fantasy strategico. Preferisco qualcosa con più libertà d'azione. Ludica. Tipo queste fasi le preferisco. Quindi il fatto di attaccare direttamente i nemici preferisco. Ah, ai giochi di strategia tipo questi. Una miriade di espansioni. Tra l'altro la rotta scelta dal team è la stessa anche per questo nuovo capitolo. Almeno in potenza. Per gli appassionati di quel modello lì è comunque... No, sto dicendo una serie di cazzate perché Disciples Liberation, io ti giuro che... Per certi versi il secondo ha meno impatto rispetto al primo, però migliora drasticamente a livello grafico. Molto bello, parlato bene. Ragazzi, potete pure clippare gli ultimi 3 minuti che ho parlato di un altro gioco? Quindi voi ve li prendete e ci attaccate le immagini di Kings Bounty quando lui ha detto no, Kings Bounty non l'ho seguito, e quindi attaccacelo per favore perché è importante. Hakeem, I am so excited about this one. Così almeno abbiamo il momento che va a coprire quello lì, poi ci attaccate a Rage che spiega di tipo te lo mettiamo. Lo licenziamo basta o lo prendiamo ammazzate poi. Ah, Junik! Sì, però io Junik, io voglio tanto bene a Junik, ok, però sono letteralmente 5 anni che lo vedo solo così. Esatto. Tipo l'ho giocato molte lune è stata... Vabbè, comunque ragazzi è andato abbastanza vicino perché lì si può fare la stessa formula, quindi siamo comunque siamo in tema. Esatto, Finalmente possiamo mettere le mani su Tunic, ma non le stesse che abbiamo messo durante l'ultima demo su Steam. Non male, Tunic. Molto carino. Sinceramente non l'ho mai sentito di questo gioco. La prima volta che l'ho visto è stato ieri all'altra live. Ma non ne ho mai sentito parlare io. Mi pare che la demo si interrompesse proprio qui una volta sconfitto. Dopo ammazzo del giasco. Cioè, sì, è moltissime, molte ispirazioni. Palesemente. Poi ovviamente maggiore dopo aver recuperato determinati tipi di strumenti, di armi, si può anche fare un po' di sano backtracking per tornare indietro. Anche tutto il lavoro sull'interfaccia minimale con queste due colonnine in basso a sinistra. Poi c'è con questo linguaggio sconosciuto che non capisci cosa si sta riferendo, ma è possibile che magari nel tempo incomincerai ad apprenderlo pian piano e a scoprire dettagli sulla loro. E come fai a andare avanti se non sai cosa fare? Ma guarda, questo Max Payne 4 a me sembra veramente bello. Tra l'altro il fatto di... Anche se questa è la fiaschetta, il cuore è chiaro che serve per ripristinare la vita, vabbè. Secondo me potrebbe essere un'ultima volta, perché comunque... Originale su Steam è gratis. Specialmente quando si gioca a calcio. Ma questa è una versione migliorata, io sono disposto a dargli i soldi se è una versione migliorata HD. Super figa. È delizioso comunque. Io comunque sì, domani chiedo. Io domani chiedo. Anzi no, farò di meglio. Ci andrò personalmente. Tanto so anche quando apre al mattino il negozio ci vado. E ne approfitto pure per prendere una boccata d'aria almeno. Visto che il pomeriggio sarà bello pieno. Grazie Asator per l'abbonamento. Vedi Francesco, sta spopolando l'idea di come si chiama il gioco di sistemare la roba nelle scatole. Unpacking. Quindi nel momento in cui uscirà Francesco non sarà disponibile per, la recensione. Guarda un po'. Comincia a subire, ragazzi, comincia a subire. Sto specificando che questo dungeon, quello presente nella demo, è composto. Devo resistere. Che poi vado a farmi una doccia rinfrescante. Dai. Una volta presa la spada, ad esempio, potevi tornare indietro per liberare dei passaggi prima ostruiti. E credo che il gioco vada avanti proprio così. Ora nella demo, anche con i passaggi ostruiti, non ti potevi muovere più di tanto perché stavano dei nemici più forti di te che ti facevano messi a posto. Per dirti, tu oltre qui non puoi andare, però è esemplificativo del concept, cioè torna sui tuoi passi, scopri il mondo, piano piano comprendi qual è il mistero dell'isola.
Tunic looks and sounds beautiful. Lasciatemi sottolineare l'ovvio, Tunic è adorabile da guardare e da sentire, da ascoltare. Ed è vero, questo è vero. Tunic blends retro and modern in both the audio and visual departments in a way that gives it a wholly unique. Eh sì, l'avevate scaricata tutti da Steam, è vero, sì, perché andrò a controllare questo. Lo faremo molto volentieri. Ci raccomando di giocare la demo che verrà distribuita durante l'Xbox Festival. La proverò la demo molto volentieri, voglio provarlo questo giochetto. Una data di lancio concreta, però l'anno dovrebbe essere il 2021, cioè, questo siamo, dai, l'anno buono. È anche suo, perché sono letteralmente 4-5 anni che lo vogliamo. Lo volevo su Switch e speravo di lo dicevano in un direct di Nintendo. Oh, Savonese dice, io beh, chi lo sa, potrebbero sempre riannunciarlo di nuovo, ispirato a Zelda Link's Awakening. Perché l'interno Direct sarà molto più incentrato su Switch e i suoi giochi. Questo, chi lo sa, potrebbe anche essere citato. Sì, sì. No, non possiamo giocarlo in diretta perché la demo su Steam era a tempo. Adesso non c'è più, se non sbaglio. Arrivano altre demo per le 3 e nei prossimi giorni. Però il 15. Dal 15? No, dal 15? Al 12? Dal 12? Da domani dovrebbe essere. Sicuro? Sì. Oh no, that's okay. Not a typo. I just can't read. Credo. Mi ricordavo il 15, ma forse mi sbaglio. Or Saint Ranger Things team are doing in the world of Smite. Or Smitty. Si va con un'altra exclusive. Ah, questo è quello che abbiamo visto ieri, sì, il crossover tra Stranger Things. No, è visto semplicemente delle schede per Smite. Questo di nuovo. È la terza volta che lo vediamo, questo affare. Ma già rotto. È chiaro che questi qui hanno investito parecchio per metterlo un po' dappertutto. Ma perché magari non è proprio il nostro campo d'afferenza, ma comunque su. No, hai ragione tu. Dal 15 al 21 giugno. Quindi l'ultimo giorno di E3. Il 16, no, il 15 proprio. 15, a seconda che ora inizia. Exclusive Blood and Violence. Un altro Splitgate free for per tutti. Si era già visto questo Splitgate. Sì, Splitgate, sì. Scusi, solo questa. Perché sta qui. Video. Sì. Poi questa cosa un po'. Moba in terza persona con gli dèi. Come Wolverine. Queste presentazioni qui hanno senso solo quando riesci a mettere le mani sul gioco, quindi ti fai un'idea più. Non fa per me. Ce ne sono tanti giochi in questa maniera. Portal che incontra Doom, ad esempio, per intenderci, questo viene detto. Ma è comunque il genere di gameplay che proprio non mi ci trovo. Un battimento di questo genere mi piace, ma potrebbe cambiare tutto. Combattimenti arena competitivi, ma no. Quello che dici, quindi, giustamente il feedback è fondamentale, però tutti questi prodotti multiplayer vivono in questa situazione di fragilità in cui se non c'è una community sarà un free to play, dai. Sì. Nascono e muoiono nell'acqua. Perché scuro. Ragazzi, il panorama è super affollato, Sì, quindi ormai ce ne sono troppi così. E anche se c'è qualcosa da dire di unico. Aspetta, che cos'è? Sì, infatti viene giocato su tutte le piattaforme. Questo Carollo sarà proprio in base di giuggia, Oh, questo è un genere che non si vede più tanto spesso. Carollo che, ricordiamolo, non mi ha mai battuto in nessuna diretta multiplayer. Dall'epona gli per dirlo. Attenzione, questo guarda, è Streets of Rage. La prossima volta ti colpisce con. Aveva detto stai trailer, questo è il terzo, questo è il quarto, vediamo un po', un altro world premiere. Unravel the mystery of the ancient core. Avventurina in pixel art di. Non so se sia mai stata mostrata, praticamente, perché non la ricordo. Mi ricorda Graveyard Keeper. Lo stile è simile, sì, però questo sembra un dungeon crawler. Un sistema di crafting
Questo è uno di quei giochi in cui ci puoi passare parecchie ore. Espandi, migliora e difendi il tuo campo insieme, together, quindi c'è una componente multigiocatore. Core Keeper. Mi sa che lo sai che... Steam! Pugstorm? Me lo ricordo. Questo è il quinto... Ah, Inculinati! Che è stato rimandato, ricordiamo. C'è la curiosità del team di sviluppo che sa perfettamente che in Italia... In italiano la, il termine... Hanno fatto a poco, infatti in altri paesi si chiama in un altro modo, si chiama Page Master. S-Master si chiama. S-Master. Ma che è? Ecco, sì, questo... Giapponese lo sapevamo, sappiamo che è uscito perché l'avevano, l'hanno detto all'inizio del trailer che Free for All, l'hanno lasciato intuire che era già disponibile. Dai, Delic Entertainment. Ma che cos'è questo? Che Speedgate Free for Everyone c'era scritto sin da subito. Dice available 27 luglio, mi dicevo, dicevano comunque Splitgate Arena. Pulinati è un altro di quelli che vorrei giocare, però ti sbrigato. Se era, era in accesso anticipato, ma me era fatta la il suggerimento su Steam. Sì, Obi-Wan, sono dei geni a Inculinati! Il concept di Inculinati per quanto mi riguarda è davvero geniale. Sì, lì bisogna capire quanto regge botta. Sì, è chiaro, anche perché molto si basa su un umorismo che non deve diventare eccessivamente... Ma poi anche come, come combinazioni di possibilità offensive, esatto, e difensive. Sono d'accordissimo, però tu già parti bene. Sì, sì. Audio Clash Battle of the Bands. Titolo particolare. Una componente. Questa è una bella presentazione. L'IGN si sta dimostrando bella come esperienza. Beh, credo che fosse il gioco del spacchettamento di Francesco. Infatti, è stato annunciato subito il DLC. Esatto. Che era parte multiplayer, doveva pulire e doveva spacchettare la roba dell'altri. Presentato da Guardia Nazionale, però. So take it to the toilet, y'all. Summer of Gaming continues after this quick break. È lo sponsor, uno degli sponsor ufficiali. Ci stiamo avvicinando alla fine. Caldo. C'ho le orecchie che sono un bollore. Sì, tutto formato. Era più carico. Però anche loro, tutto sommato, vengono bene anche lo solo. Ma probabilmente perché parlano molto in maniera molto schietta e soprattutto perché ci mettono tra le... La Guardia Nazionale non è propriamente un esercito, credo. Cioè, non sono propriamente militari, credo, non lo so sinceramente come funziona loro. Il competitivo doveva disordinare le camere degli altri, grazie Necrodeath. Questo è no, uno le ordina, l'altro le mette in disordine e chi fa più veloce... Perfetto. Non pensavo di trovarmi in una cucina, in una cucina di game designer. Chiedono se parli di nuovo di... La componente terrestre degli della forza dei guardie degli Stati Uniti, riserva militare delle forze americane, armate americane. Ah, ho capito. Dei simulatori di componente terrestre, nello specifico di stecca. Wikipedia? Tu stai lì con la presa e vero? Dillo, hai visto di nuovo Wikipedia, vero? E se tu la punti su un'oca, quella diventa un drago dorato. E quel drago d'ora a sua volta è un grandissimo estimatore di musica classica. E poi parte la sezione di un game in cui tu devi comandare i singoli strumenti di un'orchestra. Comunque è una cosa abbastanza complessa. Comunque sì, avevi ragione, c'è stato un gol a quanto pare. Non ho sentito l'urra di mio padre, che è strano. Ma sono 3-0. Avevi ragione. Pacche dei panini produttivi, c'era un componente ovviamente di simulazione culinaria. Per tempo dalla chat per gli appassionati di calcio ci informano per sommo giubilo che la Italia ha vinto 3-0. Anzi, ha vinto! Ha vinto 3-0. Ottimo. Sentito proprio uno sti cazzi. Guarda, non vedo una partita dagli anni 80. Non eri manco nato. Capisci?
Come ti capisco, neanche me interessa. Ho sentito uno sti cazzi, l'ho pensato. Io l'ho pensato, lui l'ha percepito. C'era una, per un attimo è comparso un action figure di Evangelion? Mi manca, lo sai, ancora un No, non l'ho visto, non l'ho visto. Però abbiamo vinto, questa è una cosa che nessuno può toglierci, dai. Sì, sì, carina, cioè, è un'altra roba rispetto al fumetto. No, beh, certo. Completamente un'altra roba, però nel fare... questa fiaba molto più di formazione rispetto al fumetto, che è proprio una storia. Ma tu ce l'hai il microfono, Gabriele? Sì, è acceso. Cioè, che il fumetto è proprio un racconto crudo. Cioè, bello quanto volete il competitivo, ragazzi, ma cioè, avete visto come ci si fa ridurre? Cioè, è un gioco alla fine, dai. L'esultazione perché hai vinto ci sta, ma non esageriamo. Così come chi ha perso non deve disperarsi. Io il gioco competitivo non lo capirò mai, sinceramente, guarda. Buonasera, sono appena arrivato, ben arrivato. Hanno fatto annunci importanti? No. Importanti. Unpacking. Francesco avrebbe da ridire con Unpacking, ma no. Si chiama Unpacking, no, no, Unpacking è best gioco ever. Il gioco più atteso di questo E3. Che fatica il più interessante, è il più interessante è, secondo il mio modestissimo avviso, è Bramble per il momento. C'è un altro World Premiere cattivo. Un altro The Parasite. Questa è l'intro di Village. Somiglia, è la loretta giocabile. Che a sua volta era la storia, quella di Harry Potter. Dei doni della morte. Dei doni della morte. Dei tre fratelli. Dei tre fratelli. She built herself a shelter out of wood and pieces of old cloth. I think it was standing on a chicken leg. Sempre questi stili. Perché Village? Perché trovi uno stile che piace e lo copi, capisci? No, vabbè. To know if all of that was real. Well, even if it wasn't before, it certainly is now. Ma assomigliava anche un po' allo stino. Am I seeing things? Or did she have a hunting bow? Così. Wow. Intrigante! Sì, fa vedere, è diventato subito interessante. È tutta un'altra cosa. Esatto, e mi piace quando fanno così. Prima sembra una cosa così, e invece... Per una volta tanto la strega, noi facciamo un coso così alla strega. Black Tail. Coming this week. In arrivo questo inverno, PC, e PS5. Solo next gen. Solo next gen. Attenzione. The Parasite era il nome del team, Di sviluppo. Sì. Un gioco per Nintendo Switch di Serenity. Questo Dark potrebbe interessare a te. Ah, sai che cos'è? Mi sembrava... Come si chiamava quel Souls-like di dimensionale? No, aspetta, ho capito. Gabby, come cacchio si chiamava? Gambit. Si vede che ci sta l'impronta di Bounce, dovevo sbagliare. Questo è Gambit, se non mi sbaglio. Sì, mi sa che è proprio Death Gambit. Death Gambit. Così sembra. Sì, è quello. È un'espansione perché hanno aggiunto 10 livelli e però sembra abbastanza migliorato anche lo stile artistico. È lui, perché quel boss fight c'era. Sì, è un... due new weapon e infatti sì, mi era sembrato di vedere delle animazioni completamente diverse e tra l'altro... Serenity Forge! A livello proprio stilistico ed estetico,
che era una delle cose che non mi aveva fatto impazzire, perché c'erano alcune armi con delle animazioni proprio super legnose, e poi c'era alcuni nemici molto belli e altri proprio fatti in fretta perché dovevano farli uscire. E finalmente adesso si sono presi, sembra il tempo. Quindi vogliamo trattarlo come la canzone. Verso la fine del mese uscirà un altro gioco simile a questo, di nuovo per PS4 in versione deluxe, ragazzi. Blasphemous. Quello me lo devo recuperare assolutamente. Modificare anche alcune caratteristiche del gioco base. Non lo so, sembra è migliorato molto, ragazzi. Guardatevelo l'originale. E questo Gambit, infatti, mi interessa parecchio. Livello di animazione. Se esiste. Questo, però, ha detto Nintendo Switch. Ma io sono abbastanza certo che uscirà una versione migliorata anche per le altre console. È un sorta di Souls-like, Quindi ha le sue difficoltà. E subito mi scende light. E ho edulcorato. Fight in the skies, combatti nei cieli. Non capisco se è multiplayer. No, è già uscito prima, dovrebbe esserci, credo anche per PC, non ne sono certo, ma comunque c'è già su console PS4, diciamo. Quindi credo anche le altre, comunque su PS4 c'è di già una prima versione. Questa è una versione migliorata che attualmente però l'hanno comunicata per Nintendo. Quindi forse dopo uscirà una versione migliorata anche per le altre console. Mi dà l'idea di essere un po' un... Perché ah, c'è anche un figlio, esatto. Sì, è vero. Quando esplori i cieli sembra quasi una... versione. Del top-down mi mancano, ve lo dico. Perché quando esplori i cieli sembra quasi una versione... Nei mari dei cieli di King of Seas. Nei mari dei cieli. Esatto. Nell'azzurro mare dei cieli di King of Seas, però nel... C'è tutta una componente anche di gestionare. Non è, potrebbe essere guarda che un'occhiatina gliela darei, attenzione. Sembra più articolato e complesso. Sì, di quello che sembrava nelle prime due battute, sono d'accordo. Bella A Citrosodina, che chiede dove posso vedere il vostro programma delle tre, chiederei a Roby di lanciare il link della schedule, che pure è mobile friendly, e c'è tutta la schedule che tu puoi attivare. Nuova arma, adesso ci divertiamo. E siamo anche 4000, signori, grazie infinite. Ringraziamo tutti quanti. Voglio dire, comunque, 9 luglio Black Skylands, questo secondo me è da provare. Un altro world premiere. Dobbiamo ricominciare a fare 1789 Parigi, Francia. Il grande incendio di Parigi. E vanno fatti vedere. Ah, occhio che questo forse io lo so quello che cosa pensi. No, ma non è quello, A King's Bounty. Esatto. Sai quale mi manca a me da vecchio anziano? Non lo vedrai. Non lo vedrò mai. La rivoluzione, però... Di Spiders, se non sbaglio. Il nuovo di Spiders? Sì. È suo proprio. Steel Rising. Sì. Non si è capito... Si è capito assolutamente niente. Ancora non si capisce... No, hanno finalmente mostrato... Con robot! Sì, no, è cambiato anche un po' la palette con la quale hanno presentato, perché prima sembrava una roba molto più... accesa. Unbound, World Apart. Now you just saw trailers for Blacktail, Black Skylands, Steel Rising and Unbound Worlds Apart. You can actually play that. Vivi di Final Fantasy 9 rosso. Ah, è uscita già la demo. IGN Expo here on IGN Summer of Gaming. Brand new game trailers. Grazie a Paudix che si è abbonato a livello 1, grazie infinite. Se ci sono delle demo domattina a colazione le possiamo portare. Dai.
richiudi, ma faranno vedere anche Sifu, giusto, l'hanno già fatto vedere in realtà, è già comparso sulla scena, ma nulla di più di quello che già si è visto in passato, una piccola carrellata di sequenze di combattimento sempre ad alto tasso di spettacolarità e dinamismo, però è chiaro che, come sottolineava più riprese Alessandro, se non lo giochi è difficile davvero riuscire a... Una certa auto ci mette anche un grazie a cazzo nel suo discorso, però no, ma dipende, giochi dipende più esatto, ad esatto, perché magari quelle coreografie che vediamo nei trailer sono fatte ad arte quando tu sai già vero giocare così. Esclusiva. Così, mentre ringraziamo Nello per un mese di abbonamento. Time is like gravity. Questo è... We are constantly falling forward without noticing it. But then, it all stopped for me. Dear Journal. Una bella ripresa delle parti dietro, eh? Ma che è? And I am still unsure why I am talking to you. No, non è lei, ragazzi. Clearly the only one listening. Life is strange. Siete meravigliosi. Che gioco ti ricorda? 93, in questa zona vicino al faro, in questa zona qui, con una anomalia spazio-temporale. Cassette, la statua. No, addirittura delle sequenze shooter di puzzle solo. Vabbè, ragazzi, è un'avventura con... Mi sembra... Puzzle, sembra che l'elemento puzzle sia quello predominante, che... sì, chiaramente. L'elemento puzzle è predominante, però lei mi sembra, non lo so, si muove in maniera un po' troppo rigida. La prima Resident Evil disponibile nel secondo quarto del 2022. Insomma, e mi abbia fatto un impatto bellissimo. No, questo è vero, non è che è andata granché bene. Un'altra cosa di quelle perverse che... Marta! Ragazzi, la colonna sonora di questo è una bomba. Tutta fatta con una cantante, tutta cantata. Luca è un grande, salutiamo. Non so se qualcuno di LK ci sta seguendo, gli mando degli abbracci incredibili. E restate su Every Eye, perché di questo avremo modo di parlare. Collezione giochi indie. Ragazzi, horror indie, sì. But one day, in a fit of jealousy, the man drowned the young woman. Too much love. Marta is dead. How can love also be so bad? This is something. Italiani, sì, sì, sono italiani, sono toscani. Italiani, hanno fatto The Town of Light. Oh, li conosco. Ecco un altro gruppo da sostenere, allora. I creatori di Town of Life, Town of Light. Però non è... Altro gioco horror psicologico, suppongo. Accompagna molto bene. Sì, sì. Creato da un team italiano. Da supportare, allora. Grazie, Eric. Orgoglio italiano, ragazzi. Che lanciano anche il treno dell'hype, che oggi è partito un sacco di volte. Vi amiamo, grazie davvero. Cioè, un supporto incredibile, ragazzi. Ambientato nel feudo, sì, è ambientato nelle campagne toscane durante la Seconda Guerra Mondiale. Beh, cioè, non prendetelo come in difetto, capisco se sta cosa qui vi pesa, però dai. Grazie, Raph, per i beat. Allora, l'atmosfera c'è tutta. Accompagnamento sonoro pure. Ragazzi, visto che siamo così tanti, andate a ribeccarvi sul canale Every Eye on Demand la chiacchierata su Martha is Dead. Andate su Every Eye on Demand, cercate Martha is Dead. Ci devi dire qualcosa, Ritim, che hai fatto? Perché ti sembra un po' spaesato. Sono solo stanco, guarda. Sto cominciando a sbarellare. Proprio un'idea, un concept, un amore per il prodotto e per il... Martha is Dead. Ascoltate. Sto cominciando a sentire il peso agli occhi, devo riconoscerlo. Ho raggiunto il mio limite. Italian Games Factory, questo è un altro Haunted Space. Ah, per quello che intendevi. Sì, è ambientato in Toscana. Io non c'entro nulla, però, Ivan Venturi. Ecco, anche questo è un modello di gioco che manca da qualche tempo.
anche shooter arcade spaziale, anche i ragazzi di Haunted visivamente Space, spettacolare, bisogna dirlo. Loro abbiamo fatto una chiacchierata di un'ora e anche quella chiacchierata la trovate sempre su, ma come al solito non fa per me, sul canale Ebrei On Demand, ed è una meraviglia che abbiano messo due giochi italiani insieme di questo profilo con una conferenza internazionale, una conferenza di respiro internazionale, ed è bellissimo averli avuti ospiti del nostro appuntamento, del nostro talk show. Grazie a Rose Grade che si è buona per la prima volta con il Prime. E bisogna, Haunted anche, Space. Bisogna anche sottolineare, secondo me, che l'industria, questo sarà esclusivamente next gen a quanto pare. Passi in avanti. Sì, sì. Sta crescendo tanto. Sta crescendo lentamente, ma sta crescendo nell'ambiente italiano, dai. Grazie all'intervista anche a Italian Games Factory, perché ci hanno detto anche dei dettagli extra sul prodotto, che è molto più profondo di quanto un trailer possa questo credo di averlo già visto. Ah, cioè Chernobylite questo qui? Sì, esatto, l'hanno appena detto, Chernobylite. Questo è un giochetto interessante. Che poi esatto, se no partiamo. Sì, sì, è quello, quello. Grazie Zappi. No, possiamo... per il Prime, grazie Zappi. Igor. No, si pronuncia Igor. Dovrebbe uscire anche a breve, finalmente. In versione definitiva. È da un po' che è da un po', esatto, è da un po' che circola, ma è cambiato anche un po' nel tempo. Ovviamente prima con Marta sono partito un po' ispirato ai Metro. Ed è già visto che molti titoli rimangono in accesso anticipato in peritura. È un po' a Stalker, un misto fra i due, diciamo. Finalmente, anche perché prometteva abbastanza bene. Se volete un'alternativa sia a Metro che a Stalker, ecco Chernobylite. È vero che come composizione ludica è diversa, però per non suscitare paragoni scomodi, credo che per loro sia anche importante arrivare prima di Stalker, perché hanno degli elementi dei ovvio che devono arrivare prima di Stalker, Non so che non si può competere, non si può neanche paragonare, però sei certo che lo fanno comunque, quindi anche perché non arriva nelle nuova, non è nella next gen, ragazzi, PS4, CPC ovviamente, Xbox One, ma non PS5, almeno non per ora. Forse se avrà successo faranno un upgrade. Forse c'è un focus maggiore su Sifu. Okay, lui ribadisce che ha problemi anche col padre e deve lavorare. Giuseppe si ostina. Continua a far scadere, ma non c'ho l'orecchio piccolo. You barely had to hear from us two. So you're welcome for that, and don't forget, y'all, E3 coverage starts tomorrow. That's right, and if you're just joining us, sorry you missed the entire show. Your clock is broken or something, sorted out. But yes, Summer of Gaming continues tomorrow with the Ubisoft Forward. Per il momento siamo arrivati alla fine. Ok, siamo arrivati alla fine. Ultimo trailerino così, giusto per salutarci. Not to mention conferences il 12 Ubisoft Forward, il 13 ragazzi avremo l'Xbox con Bethesda e Square Enix, saranno gli unici che potrò seguire, tutto il resto no. Weekend di fuoco, Mario in your sunshine. That is really weird, but that was also sweet. I love you for that, Akeem. Thank you all so much for watching, and have a wonderful day. You're awesome, and conclusa goodbye. Take care, y'all. Perché fanno tutti. Fanno tutti. Se no erano lo stesso che chiama Joff, comunque. Dai, facciamo cambio, così io sto lì alla regia, che quella è il mio PC di regia. Va bene, allora, Gabriele, vieni qui. È un po' arrogante. Vieni, vieni, vieni. Che saluti? Tutti... Ah, tutti. Allora, tutti insieme, appassionatamente. Tutti. Oh, sono arrivato. Ci siamo? Sì, finito? Oh, questa è stata una bella presentazione. Mi faccio male sul tavolo senza motivo. Beh, nessun gioco proprio alla fine. Vabbè, li abbiamo avuti a sufficienza, direi. Dai.
Siamo ancora io e Jules ed eccoci qua, ci siamo. Tutti! Più o meno tutti, dai, sentiamo un po' le ultime chiacchiere, ragazzi, e poi stacco, perché sono veramente stanco, veramente, e devo andare a fare una doccia. Volevo far pupazzo! Il pupazzo gnappo, chi sei? Obinux, grazie mille per l'abbonamento, grazie per il Prime. Aspetta, se no siamo tagliati, posso allargare ancora? No, in realtà va bene. Adesso mi metto anche a coprire il vai così va bene. Eccoci qua, amici. Battlefield 2042, che di cui è già stata fatta la presentazione, c'è già stato un evento dedicato solo esclusivamente a Battlefield 2042, ma sicuramente ne riparleranno all'evento Xbox, è palese, sicuramente. Perché l'ha riscattato Domank, tac tac tac. Chiede se lo facciamo cachi. No, lo posso fare verde. Niente, non ci sta cachi. Cachi, niente, non si cachi. Allora, una giornata che comunque ci ha regalato delle soddisfazioni. Allora, sì, devo ammetterlo. Cioè, se parliamo solo di questo show o in generale del nostro pomeriggio... No, in generale del pomeriggio. Sta passando una moto, ragazzi, a quest'ora di notte. Vabbè, sono le 11:15, ma sentite qualche confusione, speriamo che non abbiate sentito troppo. Con un bel sapore, perché ci ha fatto... Sì, certo, c'è tutta la settimana, tutta. Domani pomeriggio fino a serata, uguale anche domenica, più che altro di pomeriggio, perché da pomeriggio, anche in quel caso, se c'è qualcosa, sempre fino alle prime ore della sera, ok? Massimo le 21 e qualcosa, dopodiché devo staccare, ok? Perché non posso andare troppo tardi. Già io sostanzialmente a quest'ora, domenica sicuramente ci sarà qualcosa, ma io a questo orario non posso farlo. Posso fare la prima serata e basta. Con tutto che c'erano dei partner importanti, io non mi aspettavo degli annunci di quelli lì che ti facevano cadere dalla sedia. Però c'era roba interessante. Ragazzi, guardate, bella composizione. Dal punto di vista di chi comunque una testata la gestisce... Chiaro, non è facile. Vi dico che è un... Cioè, nemmeno un... Cioè, è proprio minchino, perché hanno fatto... Sì, certo, non si può certo dire che non ci sia roba. Anzi, c'è stata presentazione, Anche perché è una guerra in questo periodo per riuscire ad accaparrarsi un prodotto. Solo io resto sveglio, anche se domani mi sveglio alle 6. Non è che dall'altra parte, in tutte le altre parti. Anch'io ogni giorno, da lunedì al venerdì, mi sveglio alle 6. Anzi, in realtà anche prima. Grazie mille. Mi sveglio tipo intorno. Sveglio. La sveglia mi suona a 10 alle 6. Ma io praticamente sono già sveglio da 40 minuti. Perché. Grazie a Beppe Carlo. È così, che ci vuoi fare? Mi sveglio e mi rigiro sul letto con gli occhi chiusi e basta. Sempre così, che ci vuoi fare? Io già per le 5 e qualcosa sono sveglio praticamente. Tutto molto in anticipo, e cerco di andare a dormire dalle 23 e qualcosa in poi. Ma in compenso abbiamo saputo perché hanno fatto la versione Switch. Esatto, molto bene l'abbiamo saputo. Grazie Riccardo che si abbona per 20 mesi. Comunque ora devo staccare anch'io, ragazzi, perché anche i miei sicuramente stanno andando a dormire e non voglio disturbarli. Coach Media, secondo me, sorpresa in negativo. Ma non perché non sia legittimo anche... Approfondire. Chiaro. Anzi, cavolo, è certo, il pane quotidiano. È giusto. Il problema però che approfondire in quel modo, con quell'estensione, fra l'altro riproponendo delle domande che non erano proprio votate neppure ai giochi stessi, ma al modello produttivo e quanto e a che punto siete, quanto ci è voluto e quali sono state le sfide e come vi ha aiutato la ma non ti riesce. Se sai soprattutto che devi svegliarti. Rischi di fare una cosa che non è proprio interessante. Come te anch'io uguale, perché siamo abituati in questa maniera. Se sappiamo che il giorno dopo dobbiamo svegliarci, il nostro corpo reagisce di conseguenza. Abbiamo il nostro orologio interno che ci sveglia in automatico, anche troppo presto, di la verità. Beh, la risposta sarà identica a una con l'altra. No, soprattutto è cioè, nel senso, smetti di cantartela e suonartela. E tra l'altro, se tu sai come funzionano gli eventi in questo momento dell'anno, sai con chi ti vai a confrontare, diamine, cerca quantomeno di stabilire una prassi di ritmo che abbia un senso, perché se tu fai questa cosa qui con contenuti che tutto sì uguale anch'io, se devo andare a lavorare uso la sveglia ovviamente, quindi ovviamente la uso, la devo sentire, perché altrimenti potrei addormentarmi comunque se rimango semplicemente a dormire, no?
Quindi... Però mi sveglio sempre molto in anticipo. Che quantomeno apro gli occhi molto in anticipo. Invece, durante il fine settimana, ovviamente stacco del tutto il cellulare, non lo tengo neanche acceso. Ma se anche senza alternarli. Dorme, quando mi sveglio, mi sveglio. Gioco che fa un approfondimento che ha un supporto visivo e sensoriale importante. E soprattutto, ripeto, che è un momento di celebrazione del lato artistico. Ah, che se non lavori hai la sveglia. No, io invece no, io non la uso la sveglia quando non lavoro. Hai voglia. Il fine allora, settimana in questo caso. Però io volevo dire una cosa. Io sono molto felice di essere qui tutti insieme. Quindi grazie ragazzi. Domani ci sarà anche Todd, ci sarà anche Mottura. Ed è bellissimo avere questo spazio. So che Simone è in chat. Non so se ci seguono anche Domenico. Ringraziamoli perché questo spazio è stato fortemente voluto come un fulcro redazionale. E finalmente durante eventi di questo tipo lo possiamo mettere a frutto, diciamo, al 100%, perché insomma lo utilizziamo ormai quotidianamente per le dirette, ma ecco, avere la sicurezza che se c'è un evento speciale o se vogliamo organizzare un evento speciale come quello che faremo a fine mese, inizio luglio, abbiamo questi mezzi, è una cosa, però, insomma. Guarda, è bello, però... prossimo evento serve il grandangolo per le mie occhiaie. Mi sento che non c'entrano. Assolutamente. Quindi mi è andato tutto di traverso. Forgotten quindi, City, quello grazie, che era una mod e Doki Doki. Anche innovare il modo di fare comunicazione. I tuoi interessi personali per questo evento. Sui videogiochi, guardando in avanti e non tirandosi indietro quando c'è da investire. Quindi bella lì. Io per questo evento in particolare non c'era nulla di così eccezionale, forse Doki Doki, ma per pure interesse proprio di curiosità personale e basta. Vediamo questo momento, è meraviglioso. Lui adesso dice così, però se spengo le perché le gambe, scemi in tutta l'antica. Ah, voi mi mena, mi insulta. Guarda, hai visto come si... Salva, amici. Donate per la salvezza. Allora, si accettano scommesse. A quanto è quotato il Fossetti e quanto il Bruni? No, ormai vince per allena. Io sono 2 anni un po' una sega. E vabbè, penso pure lui che sono 2 anni che fa una sega. Sono chiuse le palestre. Ma ora sono riaperte. Hai allestito. E allora, niente, hai bravo. Io lo spago, pago io le spese mediche. Sue. Sono tutti stanchi, ragazzi. È pure loro, è normale. Mi vedi con Xbox bianca, di bianca. Non è bianca. Scusa. Mettilo giù. Va bene. Che cosa vi è piaciuto di più oggi? Al di là dell'evento, no, proprio il gioco. Grazie, Robby, per i 400 bit per le spese mediche. Molto bene. Dolmen. Dolmen. Visto Dolmen. Ah, no. No, non si è visto. Ah no, non si è visto. Questa se la gioca con chi lo aspetta. Cioè, il giocatore ne parlava con te. Io ho fatto sto gioco. Dolmen. Con lo stesso tono, devo dire. Che c'hai 2 euro messi male? Me lo dici con lo stesso tono? Per favore. Non credo di saperlo riprodurre. No, a parte gli scherzi, io mi sono innamorato di quel gioco lì. Come si chiama? Brambolo era interessante, Brambolo, così, sì. All'improvviso, cioè, perché un po' vedi un bambino che accoltella, che fai? Non ti innamori? No, la saponetta è la parte migliore, giusto? Non ricordo adesso come si chiama. Hubert. Tu presenti un gioco e cosa fai? La saponetta. Che poi in realtà non è inclination, ma è fotogrammetria sulla claymation e poi digitalizzato. Esatto. Ragazzi, cercatevi anche però un gioco. Invece texturing è sempre fatto. Sì, quello bene, ispirato ai racconti nordici. Una roba molto molto figa. Quindi sempre in termini della stessa. Grazie. Anche sempre in termini della stessa, più o meno della stessa tecnica. Andatevi a recuperare un gioco che si chiama Vocabulantis, che è molto molto carino, è fatto in stop motion. E sì, uno dei più interessanti è stato l'evento riguardante il gioco stop motion, effettivamente. Quello della precedente live, non di questo evento IGN. A me non è dispiaciuto... E non quella di Koch Media che faceva cagare, sinceramente, la presentazione almeno. Ancora più sicurezza... entusiasmo. La favola di Village, anche quello è un gioco piuttosto intrigante, forse quello che si è visto, con un'atmosfera che cambia improvvisamente, perché lo conoscevamo già, però sì, allora anch'io dico chi, cioè nel senso, tanto lo recensisco io.
Ecco. Tocca a Giuseppe, assolutamente. 12 Minutes, vabbè, quello lo... c'è anche un'anteprima relativamente recente che ha fatto Marco. Potete andarla a recuperare sul sito. E Sifu, o come si dovrebbe dire Shifu, ma tanto, insomma, se no altrimenti rischiamo di non capirci. Shifu. Esatto. E Sifu, quello che si è visto, fermo restando che con un combat system che sembra abbastanza tecnico, bisogna veramente provarlo e anche capire come è stato disposto, esatto, tra virgolette, sui tasti del pad, perché il problema di Absolvere era quello. Come funzionano le parate, i contrattacchi... E soprattutto poi quella dinamica dell'invecchiamento ciclico, no? Visto che siamo comunque qui a fare informazione, vi leggo un paio di notizie, perché Sony, pur non partecipando alle tre, ha fatto un paio di dichiarazioni. Il problema è che certi giochi te li scordi serata, quando subito arriva il gioco che attira. Beh, così che funziona. Presentano un miliardo di giochi tutti insieme, qualcosa alla fine ti sfugge. Sony c'è anche un'apertura al mercato mobile. Poi non credere che tutti quelli che vediamo poi vedranno la luce. Alcuni giochi possono essere annunciati e poi non vedere mai luce dopo. Alla domanda quindi se i PlayStation Studios possano realizzare giochi specifici per sistemi iOS o Android, Ryan è stato molto chiaro: stiamo lavorando su diversi modelli per espanderci verso il mobile. Vedrete i primi frutti di queste strategie molto prima di quanto possiate immaginare. Il pensiero qui è che il nostro portfolio di IP è in uno stato davvero forte in questo momento, al punto che ci sembra perverso limitare il godimento di... è normale, fanno un po' tutto, vuol dire ognuno ha il suo gusto e può attirare più una cosa rispetto a un'altra. Apertura in direzione del mobile, qualsiasi cosa questo voglia dire, ce ne sono per tutti i gusti, come è giusto che sia. Intervista in cui ha discusso anche, aspetta, il motivo relativo alla rimozione di Cyberpunk dal PlayStation Store, e poi leggo anche quella lì perché potrebbe essere interessante. Il boss di Sony Interactive Entertainment ricorda che nei primissimi mesi di commercializzazione la ludoteca di PlayStation ha già ricevuto titoli esclusivi del calibro di Demon's Souls, Returnal e Ratchet & Clank. Il flusso di giochi lanciato su PS4 è stato eccellente, ma la grande maggioranza di quei titoli è arrivata solo nella seconda metà del ciclo vitale della console. E quindi è stato fatto tesoro di tutto quello che è successo nella generazione PS4 per garantire un ragazzi, ho raggiunto davvero il mio limite, quindi, ma voglio, ovviamente rimango fino alla fine, ma ho raggiunto il mio limite per stasera, guarda. Del resto ho iniziato loro da stamattina, ma io comunque per quello che ho fatto stamattina ho comunque lavorato, cioè mi sono svegliato presto, prestissimo, sono andato a lavorare. Speriamo. Poi il pomeriggio ho iniziato a fare la live, quindi quasi uno di tutte di fila all'altro. Dicevano prima, queste ultime tre ho dovuto farle in fila, perché una poi era stata in più pure. Non era neanche programmata. Speriamo che abbiano, anche prima dicevamo, della disposizione dei tasti non a caso, perché era abbastanza farraginoso e difficile. Il problema è che in Absolver, come dicevamo, abbiamo detto spesso, in Absolver tu puoi effettivamente mettere a segno dei combattimenti di un certo spessore. Il problema è che, esatto, devi essere bravo. Devi essere davvero bravo tu. Quindi la preoccupazione mia ideale riguardante Sifu/Shifu è proprio quella. No, però mi dà proprio l'impressione di un gioco che è stato più accessibile. Esatto, sì. Concordo, però... Gab, vuoi lasciarci anche un tuo commento sulla conference che hai seguito tu, quella di Netflix? Quella di Netflix. O in generale anche su tutta la Geeked Week? Allora, io l'avevo raccontato già prima, cioè in generale come evento... Cioè la Geek Week è promossa, perché comunque nel giro di 5 giorni, cioè ha imbastito... Limited Run Games fa la sua conferenza. Ben confezionati, anche graficamente molto deliziosi. Devo dire anche il ritmo delle varie conferenze. Giusto nei primi 2 giorni c'è stata qualche chiacchiera di troppo, però devo dire un buon ritmo, tutti i prodotti interessanti. Peccato secondo me un po' per la chiusura, no? Come dicevamo prima. Sì. Cioè si poteva veramente chiudere col botto con qualcosa in più. È proprio la giornata dedicata all'ispirazione videoludica, ci aspettavamo sicuramente qualche cosa di più. No, poi era partita molto bene con LOL. Ci sono stati almeno un paio di prodotti interessanti. No, ma su 40 minuti di conference, secondo me 20-25 sono stati buoni. Sì, tutta la prima parte funzionava bene. Che rende fisici giochi solo scaricabili con delle edizioni particolari. Anche qua in Europa abbiamo una cosa simile, sai?
si sono un po' persi, chiaramente per Twitch. Senza dover andare necessariamente in USA, ci c'è una compagnia francese che si occupa di creare copie fisiche edizioni limitate di alcuni giochi, che magari già esistono in versioni ufficiali, limitate, le collector, ma li creano a modo loro, sotto licenza, cose varie, e sono anche belli. Fine anno mi aspettavo. Si chiama Pixen Art, qualcosa del genere, non mi ricordo, è una compagnia francese comunque. Volevo aiutare il logo, comunque. Se segui per esempio Dr. Games, in molti suoi video lo trovi, perché lui acquista da loro spesso. Stile grafico, e trovi il link da lui. Poi bisognerà capire esattamente come si comporterà, come sarà strutturato lo show, come si comporterà anche dal punto di vista della composizione, però bella promessa, interessante, stuzzicante. E poi Captain Lazarok Blood Dragon Remix, che raga, per me è una figata come concept. Ecco, magari potevano evitare di spenderci 20 minuti in chiacchiere prima di arrivarci, però sì, sono d'accordo. Tutto sommato, esatto. una bella promessa. Poi a me più quello che Cuphead. No, Cuphead purtroppo è stato, perché allora chiaramente ci sta molto più in maniera evidente la mano del digitale nella produzione, c'è cioè molto meno l'effetto fatto a mano. Allora domani mattina non credo che faccia qualcosa. Ok, la mattinata no, semmai aspetto gli eventi di pomeriggio. Sai però che cosa c'è di base, secondo me qual è il problema di base, mentre ringrazio anche TechPerry che si abbona per 15 mesi. Il problema di base è che se tu prendi un franchise che parla un linguaggio videoludico, poi magari potrei anche decidere di sì, diciamo, se mi trovi online ok, altrimenti no, ma non lo so, la mattinata forse no, semmai aspetto comunque gli eventi pomeridiani, quelli principali. Se tu prendi invece un videogioco che è un po' anomalo, nel senso che parla un linguaggio da cartoon, ok? Era il 19 di oggi? Evidentemente neanche loro l'hanno seguita, o almeno a meno che la Wholesome Direct probabilmente era già compresa con qualcos'altro. Molto più evidente rispetto a tutti gli altri casi, certo, ma questo è chiaro. E qui, ragazzi, le aspettative erano altissime, ma in maniera giustificata, perché doveva essere scontato che fosse su quel livello. Invece non lo era, ed è un peccato. Scusate, veramente, comunque, ragazzi, sto cominciando ad accusare. Si sono spalmati vari argomenti nei giorni, no? C'è stato il giorno dedicato all'animazione, che era ieri, che hanno, insomma, ti hanno fatto vedere tutti gli anime, sia originali sia acquisiti. Poi appunto oggi quello videoludico, che poteva finire meglio. Nei primi giorni sono dedicati più alle produzioni cinematografiche, un po' più di nicchia, però comunque roba interessante. E poi secondo me è stato anche abbastanza emozionante il panel, quello lì dove ci hanno fatto vedere in cui ci hanno fatto vedere, drizzatelo. È dritto? È dritto? Che io faccio un sorrisetto e mi contengo. Lui lo vede, lo percepisce e quindi che ride sto. Va bene. Per questo che funzioniamo quando scusa. Se no che ci stiamo. Gioco di rimpalli praticamente. Drizzalo, gatto. Sì, va bene. E poi c'è stato, secondo me, il panel molto emozionante dove hanno fatto vedere un po' di dietro le quinte di Sandman e poi la presentazione dei protagonisti di Cowboy Bebop, che vogliamo dire quello che vogliamo. Probabilmente quell'evento me lo sono perso, senso, perché era in mattinata, vero? Ci sono dubbi così sull'adattamento, però... avevo sentito dell'adattamento, quello già avevo visto qualche artico. Il discorso è lo stesso che abbiamo fatto. Del resto uno non può seguire tutto, soprattutto se in settimana lavora. Vabbè, però lì è già tanto che sono riuscito a fare tutti questi eventi in fila. Vai un po' più... Cioè, tutto quello che vuoi, però finché non fai vedere solo il cast, non hai fatto cazzo, cioè nel senso, no, è chiaro. Chiaro, se però me lo presenti drammatico che interpreta John Cena, lì magari è un problema, però finché questi suoi confini va bene. Kush si abbona per 12 mesi, festeggia l'everyversario e ci dice: ciao ragazzuoli, purtroppo in questo periodo riesco a seguirvi poco e quindi vi seguo sempre in replica, grazie mille anche per il supporto a distanza, diciamo, dalle live. Siate la redazione videoludica più turbofregna del secolo. Turbofregna. Dice: intanto chiede quando esce la recensione di Cyberly 2. Dopo le 3. Come mai? Perché deve fare Alessandro. Alessandro la fa Daniele, ma in entrambi i casi
sono tutti impegnati. Cadranno delle teste. Schiverli cadono. Schiverli, esatto. Sarà la mia. E sarà quella di Gabriele, esatto. Così. Esatto. E poi dice, il leak bomba di Tim Rogers, la remaster di PS5 a 60 fps sarà annunciata la prossima settimana. In effetti, su Twitter, Tim Rogers, che è uno YouTuber, dice oggi è il giorno che PlayStation 5 diventa una vera console. Ho amato il remake di Demon's Souls, Miles Morales, i 60 fps su The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima. Solo che adesso c'è, oggi, proprio oggi c'è sia Ratchet che Final Fantasy VII Remake. E poi aggiunge, e il remake di Bloodborne, e l'annuncio del remake di Bloodborne la prossima settimana? Secondo me... mi sembra improbabile, cioè, quest'ultima frase non mi sembra il leak bomba, raga. No, mi sembra che sia la chiosa divertita, cioè, come dire, cioè, è la fettina, è una fettina di culo, hai capito? Mi pare così, però infatti aggiunge dopo il tweet, mi pare il classico happy ending, insomma, perché il tweet di subito dopo aggiunge, molta gente mi sta chiedendo quali sono le fonti di questo rumor, non posso dire il loro nome, posso dirvi che ho uno zio che lavora nella certo, il cugino l'agenzia del pensiero positivo, del potere, no, del pensiero, cioè, positivo è un po' come quando dico me l'ha detto a mio cugino, no, ci spero tantissimo, no, e speriamo che accada, io ci spero, e quindi diventa un rumor, no, dai, facciamo la fonte, che il mio cugino, quello è forte, non è che ogni è una battutina, dai, sì, è un modo comunale, anche perché, cioè, io ci devo dormire con sta gente, se dovesse essere, semmai a questo punto facciano tutto insieme, facciano uno State of Play, chiaro. E lo State of Play sicuro non la prossima settimana, io me lo immagino proprio coordinato su quelle few weeks che Kojima ci ha prospettato come interstizio temporale per sapere qualcosa di più sulla... sì, sì, io ho la PS6, dove l'ha presa? Voglio veramente... non posso fartelo vedere, ce l'ha mio cugino, l'ha importata... Quando pensate possano rivelare il nuovo Bioshock? È difficile dirlo, perché... Troppo, secondo me, è molto presto. Adesso, sì, secondo me, proprio no. Però fine anno. No, è difficile. Il discorso è che c'ha bisogno di uno spazio dedicato, perché è un titolo importante, è un titolo che è una prosecuzione attesa e rischiosa. Non è questo il momento, perché semplicemente in questo momento non ci sta abbastanza ciccia di cui parlare. Ah, la l'ho costruita io. È da tempo che rimbalza quella. No, ma sto tossendo assolutamente, ragazzi. Però nel senso esiste. No, che esiste, loro erano tutti, cioè, annunci di lavoro e non, cioè, c'è proprio ufficiale. Di andare avanti, annunci di lavoro. Ripeto, per me è tanto rischioso. Spero che siano saggi tanto da aprire proprio un nuovo percorso e però mantenere almeno quelle sensazioni. Questo è scarso, vero. Però deve essere un leak, ragazzi miei. Non credo che lo volessero pubblicare. È quello che hai fatto, che hai visto tu? Sì. No, sul live action di One Piece non hanno fatto vedere nulla, ma è presto, ragazzi. Cioè, il progetto nelle sue proprio... Madonna, un live action di One Piece. Come i live action di Dragon Ball, ma che cacchio. Non si possono fare i live action di roba anime in quella maniera, non di quel genere, troppo esagerato. Visto che entriamo poi nella... troppo ridicolo e esagerato, sinceramente parlando preferisco che si facciano solo i cartoni di Dragon Ball, non voglio mai più vedere una trasposizione live action. Previsione per Ubisoft, per la conferenza Ubisoft, Ale. Aspettative e previsioni per la conferenza Ubisoft, meglio che rispondi tu. Ecco, Gab, è la domanda. Ma io in casa Ubisoft, ma credo sia molto presto perché è stato annunciato pochi mesi fa, sarei molto curioso di vedere che combinano con Star Wars, però non credo che sia la finestra per sapere anche io già tremo al pensiero di vedere quando si allungano gli arti. Verosimile che tornino le IP che già conosciamo, un
guizzo, uno splash di Far Cry 6, anche se si è già visto, ci sarà, ma chiaramente sarà molto marginale. Perché non è il loro, un reel di gameplay, diciamo, di non è il loro main announcement. No. Qualcosa su Assassin's Creed, allora. Ritorni, direi che Prince of Persia, no? Perché no, l'hanno già, perché hanno detto che non ci sarà. Hanno già detto che non ci sarà, così come non ci sarà Beyond Good and Evil 2. Riders Republic, Republic è probabile, secondo che me ci sta, anche perché ricordiamo che proprio come Far Cry aveva una data d'uscita, esatto, sì, poi sì, è stato, cioè, aveva veramente avviato una data d'uscita, quindi insomma, ed era un mese dopo Far Cry. CGI aiosa per certi anime action, è l'unico modo. Far Cry quando è che esce? A settembre? Ottobre? Sì. Inizio ottobre, 16 ottobre. Mi sembra 16 ottobre. Vabbè, insomma, inizio ottobre. Sì, magari una dicembre, gennaio, una cosa del genere. Avatar lo vedo difficile, no, senza prima l'avvio della comunicazione, esatto, del film. Magari qualcuno dice Assassin's Creed per forza, ma io non credo. No, 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 no. Allora, Assassin's Creed no, però l'assedio che di Kenshiro, il film fa schifo uguale. Chi è l'assedio di Parigi? È la seconda espansione. Ma almeno ti fai quattro risate. Ragazzi, non lo so. Assassin's Creed salta un anno sicuro e fanno il fiscale di Assassin's Creed con il DLC. Ci sta. I DLC, ragazzi. Io ho detto i DLC. Sì, sì, il teaserino, anche perché sembra che come espansione narrativamente sia abbastanza importante. Sì, esatto. Però per la lore di Valhalla, quindi con certezza che ci sarà. Com'è che si chiama? Hanno già detto come si chiama? Rainbow? Sì, Rainbow Six. Extraction. Era Extractions, ok? E sì, hanno detto che ci sarà. Gli hanno leakato invece questo sparatutto free to play che mescola che tutti. Battlecat. Quello? Sì. Ah, no, non lo so se c'è. Gli hanno leakato. Gli hanno leakato. Ubisoft, che cosa è che Ubisoft, non... esatto. Quindi le incognite per me sono Skull and Bones e Mario più Rabbids 2. Mario, secondo me, Rabbids, no. Sì. Cioè, non lo stanno proprio facendo. E allora che ci sarà in questo Ubisoft for War? Che cacchio ci mettono? Hanno nominato tutti i grandi gioconi, sostanzialmente inattesi. E chi cavolo ci mette? Sta facendo qualcosa. Per me non è Mario & Rabbids 2. L'incognita è, saranno pronti a dire che cosa stanno facendo? Perché io li evito, sinceramente. Hanno fatto di grosso era supporto tecnico. Tutti la storia dei leak, io li evito, li evito come la peste. Non voglio spoilermi nulla. Mentre il fatto che ci sia gente che gli piace rubare e fa vedere in anticipo perché non sa aspettare il loro progetto principale. No, io mi astengo da queste cose. Credo Beyond Good and Evil 2 morto e sepolto? No, no, non è morto e sepolto. No, era un progetto annunciato come un progetto a lungo termine che sarebbe dovuto crescere anche in base a tanti fattori, collocato chiaramente nella nuova generazione, molto ambizioso. Io non... Forse è annunciato anche troppo presto. Sicuramente, abbondantemente, con un anticipo sui tempi assurdo. È semplicemente, secondo me non è per niente morto e sepolto, è semplicemente... Ah, di quello, non è che l'hanno rubato alle 3, a Electronic Arts, non alle 3. Il leak, sì, hanno rubato i codici sorgenti di due giochi, di cui uno è il Frostbite del nuovo gioco. No, che dovrà uscire a vedere addirittura, sì, di Battlefield se ne parla. Electronic Arts però hanno rubato quella roba, non è che hanno leakato il video, hanno proprio rubato, hanno hackerato e rubato i codici sorgenti, ragazzi, non è che, che è molto più grave di semplice leakare qualcosa. Secondo me sarà una conferenza più che di nuovi annunci, di conferme o riconferme, anche perché infatti qualcuno ci chiedeva rilancio in alcuni casi. Qualcuno ci chiedeva se ci aspettiamo qualche nuova IP, forse però per questo, cioè tenendo conto anche un po' del anche dei problemi produttivi dell'ultimo anno e mezzo, secondo me vedere proprio nuovi progetti. Battlecat è una nuova IP, abbi pazienza. Ma va, vai. Dai, ma va, sì, cagami, cazzo, metti un po' così, ma va, che sembra i citazionismi belli. Tra l'altro, quando deve uscire sto reperto? No, ma perché esce? Guarda, se... aspettiamo che la gente se ne sia dimenticata, poi che gliel'hanno promesso. Ragazzi, non mi pesa, gratis. Gliel'hanno promesso gratis a tutti quelli che si sono comprati la Resident Evil 8. Nuovo For Honor? No. Non me lo sento. No, ragazzi, ma l'avete visto? Scusatemi, ma l'avete visto
Playing Hard, il documentario, cioè comunque For Honor è una IP che sta andando avanti, campicchia, perché campicchia grazie a Lucky Luke. No, c'è ancora un bel seguito, eh? Lucky Luke, mamma mia, questi è chiaro che non siamo ai livelli, insomma, dei primi tempi, però no, c'è ancora, però, un bel, sì. E poi viene comunque espanso, però, sì, però quello che volevo dire, tanto grazie a Lucky Luke per il Prime, dicevo, quello che volevo dire è c'è un bel seguito, viene portato avanti, ma considerando la fatica che hanno fatto per svilupparlo, metterlo in piedi, e il rapporto fra quella fatica e la base installata conquistata, chiaro. Tu ne faresti un sequel? No. Io ma no. Anche perché poi quello lì è uno dei giochi recuperati da Ubisoft, perché all'inizio c'era il modello di infrastruttura che non andava bene, perché non era in grado di sostenere quel tipo di interazione competitiva. Ma no, The Division 3 già il primo non è che è andato sotto granché, il 2 c'è, ma perché puntare continuamente a migliorare gli altri giochi in più quando già quelli base non andavano bene? Dubito. Non c'è stato nessun rumor in merito, dubito fortemente. Quel modello di combat system venisse in qualche modo rimaneggiato e inserito altrove, perché è molto molto figo. Sono d'accordo. Così puro inserito altrove no, ma con le giuste limature ci potrebbe stare. Per chi chiede dov'è Playing Hard, è su Netflix Playing Hard. Sì, su Netflix era, adesso non so se sta ancora. Ragazzi, è un documentario bellissimo che parla anche di, cioè che vi fa vedere che cosa significa sviluppare un videogioco, quali sono le fasi belle e le fasi brutte. Era un prodotto originale? Allora sta su. No, chiedo, non mi ricordo. Che cosa significa, insomma, fare da mente creativa dietro un progetto che poi è un progetto corale che risponde non solo alle esigenze dei publisher, ma che deve poi essere portato avanti da centinaia di persone, e quindi servono anche producer, questioni organizzative, logistiche, che esulano completamente dall'impegno appunto creativo e artistico. E come giustamente dice Passerotto, ci sono dei momenti che ti lasciano di un dolore. Sì, sì, è vero. È molto intenso. Sì. E, tra l'altro, siamo dimenticati di considerare Watch Dogs Legion, che ci ritorneranno sopra sicuramente. Magari con dei DLC, affrontando contenuti, espansioni. Il percorso post-lancio, hanno da poco annunciato un nuovo pacchetto contenutistico che vede i giocatori scontrarsi contro orde di zombie. Quindi, insomma, qualcuno suggeriva anche Immortals, potrebbe esserci qualche... No, Immortals è appena finito il season pass, tipo un mese fa. Ok. A portarlo avanti, e tra parentesi, secondo me in maniera decisamente dignitosa. Un bellissimo season pass, pulito, con tre esperienze. Fatto il suo. Lo sapete che il season pass è esattamente come il gioco. Sì, cioè, onesto, gioco trasparente, fa il suo tranquillo, non si inventa niente, ma guarda, non si trattiene affatto. Anche perché poi si reinventa in ogni capitolo. Ogni contenuto c'ha la sua identità. Sono tre contenuti, tutti e tre ben diversi tra di loro. Veramente un bel lavoro. Sì, infatti io spero che Ubisoft prenda questo brand, lo trasformi in un franchise senza l'urgenza del lancio annuale. Senza saturarlo, perché si è capito che tutti i franchise che fanno il tonfo lo fanno perché gli iniettano contenuti e il pubblico. Voglio aggiungerci la sfumatura, non un franchise, una serie. Una serie, sì. Perché il franchise no, c'ha una cadenza fissa che rompe le palle. Fra 4 anni, 3 anni... Oh, gli è partita la live. Partita loro? Aspettate un attimo. Riprovo a ricaricare. Il gioco è ripartito. Ok. Quando hanno visto le vendite di quei 3 mesi lì, secondo me hanno detto sì, dai. Green light. Mm-hmm. Ma anche perché paradossalmente tra i tre big di Ubisoft è quello che secondo me è uscito meglio. Anche secondo me. Ma proprio senza se sì, senza ma cioè. E a sorpresa, infatti, perché nelle sorpresa quando lo avevi visto la prima volta, diceva beh sì, bellino, però sì. Invece c'ha quei guizzi, sembrava un Odyssey più colorato, più invece poi c'è una bella personalità. Vabbè, sì, comunque sì.
Un paio di persone chiedevano, beh, non si parla di Ubisoft, di Gotham Knights, in realtà non ci Gotham sarà. Gotham Knights non ci sarà, è stato già annunciato che non ci sarà. Suicide Squad sono stati... Rocksteady, scusate. Rocksteady. Quello nuovo, ragazzi, va un po' bullizzato. Ripeto, ci devo dormire con questo. Comunque, non confra. Dice così, dice, senti, non è che me la dici la filastrocca, anzi, lo scioglilingua dei detti dipinti? Oh, ragazzi, ma io c'ho da scrivere un articolo. Oditti. Mica solo tu. Madonna. E che cacchio state a fare qui? Chiudete, no? Ma io non so se ce la fa, amici. Non c'ho più l'età. Tanto l'embargo. Prima andavo alle 3. No. Scrivevo fino alle 3. Mi svegliavo la mattina alle 7. 8 giorni. Ero fresco come una rosa. È vero, c'ero anch'io in quel periodo. No, non tu c'eri. No, io c'ero invece. Ero già arrivato un po' lungo, ti dico la verità. E staccate qui e va a fare il tuo lavoro, no? Invece di continuare a parlare. Sì. Tanto avete detto tutto quello che c'era da dire. Qua ci pare, ma il più giovane è Gabriele. Per questo qualcuno dice Gabriele Spodesta Fossa. Gabriele adesso si trasferisce a Milano, io gli do le chiavi della redazione, gli dico, tieni, guarda, questo è il PC della regia. Ora sono cazzi tuoi. Ecco, Simone c'era, Simone è vero, Simone c'è sempre stato. Simone ha visto anche, Simone, intanto ecco, Simone che è lì, sappiate che dopo la sera delle ballerine, speriamo non ricordare. Dopo la sera delle ballerine, io mi sono svegliato prestissimo alle 7 per andare con tutti gli altri alle 3 a Los Angeles e di fronte all'ingresso della metropolitana Simone mi guarda e mi fa: ma te dove andai? Alle 3 a scrivere pezzi. E lui mi fa: scusami, ma che cazzo fai? Torna in hotel. E io faccio: posso? E io sono andato, cioè nel senso, che cazzo vuoi andare a te? Va bene, le ballerine, ragazzi, o scarpe, true story. Quindi Simone, devo ringraziare Simone che insegna anche il spoonhand e via dicendo. Vabbè, basta. Allora, domani non c'è solo Ubisoft, così adesso chiudiamo. Ah, bravi. Domani non c'è solo Ubisoft, ma intanto tutti i giorni, da qui fino a martedì, every morning, E3 special, quindi dalle 10 alle 12, facciamo chiacchiera e probabilmente non ci sono. Se ce la facciamo riusciamo anche a giocare qualche demo. Domani buon per mattina... voi. Cosa? Kinder Maxi King. Momento King e io vengo apposta speciale e ma poi tu... appresso in particolar modo il ripieto col muro. Io domattina so già cosa so fare, andare dal negoziante e chiedergli di preordinarmi il mondo. Non è male, è un mix di consistenze. Esatto, quando c'è un ci godi. Domani, che è sabato, devo andare a chiedere di ufficializzarmi se possibile, ma mi ha risposto ma mi sa che è impossibile trovarlo adesso. Ufficializzare il preordine della Dark Picture Anthology questi giorni, gli chiedo pure di Doki Doki, non si sa mai, magari riesce a ottenere una copia, me la fa arrivare, chi lo sa. Che snack fresco. Poi, e già che ci sono, guardo anche qualche altro giochetto che aveva in negozio, non si sa mai. Mi piace molto il ripieno mu. Perfetto. Ho fatto umma ma non è vero, esatto. Voi ricordatevelo. Me lo fa arrivare di importazione, Sara, sì. Dicevo, ci raggiunge alle 16, gli pago quello che vuole, me lo faccio far arrivare di importazione. Martedì che finisce le 3, martedì compreso, si va live dalle 16 a oltranza, seguendo tutte le conferenze del pomeriggio e della sera. Mm. Domani in particolare Ubisoft Forward, che vi abbiamo già citato, è alle 20, ma... alle 17 c'è... Ma io provo a chiedere, chiedere non costa nulla. Guerrilla Collective, il primo è stato la settimana scorsa. Alle 22:30 conferenza di Devolver, che
riserva sempre grandi sorprese, se non a livello di contenuti, a livello di forma, di messa in scena, di struttura, di messa in scena, di linguaggio. E poi alle 23 lo showcase di Gearbox. Io, ecco ragazzi, lo showcase Gearbox alle 23 non lo potrò seguire. Incrocio le dita, non mi vengono neanche più le parole dopo mille ore di live. Perché ci facciano vedere un pezzettino di questo Wonderlands, perché magari che non è domani, mi sembra è domenica, cioè, quindi io non lo posso seguire la Gearbox. Gli hanno dato almeno credo o è allora se è domani sì, se è domenica no, domani ce lo fanno vedere. Ah, è domani, confermato ragazzi, no lo seguiamo, non mi importa, siamo alle 23, quasi mezzanotte, lo posso seguire, nessun problema. Un trailer di gameplay montato bene secondo me. Sì, sì, ha detto domani, infatti. Infatti. E che sono stanco. No, ma ci sta, ha un senso. Va bene, amici miei. Anche oggi siete stati meravigliosi, siete stati tantissimi, alti e bassi. Tutti bravi, tutti Stark siamo stati, sì. È stato veramente il mio momento preferito di questa giornata, anche perché eravate in tanti e avete dimostrato di apprezzare. Oh, domani non puoi? Tutto il giorno? Quel tipo di produzioni. Non è mattina, è pomeriggio, infatti. Tutto il pomeriggio fino a serata. Artisticità, che è quello di cui... Capisco, capisco. Fate un ride da me allora, se devi moderare Waldorf fate pure un ride. Insomma, raccoglierla. Una community, raccogliere una community. Tanto che, se faccio come oggi, non ti preoccupare, inizio dal pomeriggio fino a serata, capisci? Cioè, io seguo come loro tutti gli eventi, perché io seguo loro, quindi seguirò tutti gli eventi fino alla serata, quelli che ci saranno. Settimana, perché ci ha, ci ha riconosciuti come una delle voci. Vabbè, oh, è sempre piacevole quando uno sponsor viene e ti dice ti voglio sponsorizzare live. Ma scusa, mi forte. Fa un gioco per creare giochi Nintendo, forte. VPN c'ha il ripieno di No. Era da prendere in frigo. No, NordVPN, se vi serve una VPN, c'è l'offerta di Avriai che vi permette di avere un tasso agevolato, si dice così, comunque, mi sa che è stanco come detto. Mi sa che è stanco come noi. Allora, lo aiuto io. E quindi, ragazzi, se dovete circolare in rete senza farvi beccare oppure accedere a località precluse della vostra della grande rete, fate affidamento su chi, insomma, vi permette di farlo. E comunque vi dà una sicurezza in più, come... NordVPN. Come Gabriele. Va bene, amici. Intanto chiedono Giuseppe in live tutta la notte fino a domani. Sì, raga, mettetevi una brandina. Facciamo d'altronde siamo per uscire ampiamente dalla fascia protetta. non dà suggerimenti strani. Facciamo così, Gabriele. Ciao, ragazzi. Momento difficile. Vai, chiudete il microfono. Guardalo! Guardalo! Ci avete una brandina, una cosa? No, è che devo fare tanto. Massimo Russo un po'. Questo è forte, ragazzi. Chiusa la luce, grazie. No, però il LED verde, raga, non dormo bene se c'ho il LED verde. Grazie. Rosso, per favore, che mi... Ma che davvero? Madonna, che vitaccia deve essere. Sì, però se lo fai a intermittenza, poi non dormo. Come dormo? Dormo lì, poi. Ho un cuscino. C'è lo straccio del moscio, mi accontento. Vabbè. Oh, perfetto! Ragazzi, non poteva esserci un finale migliore di questo, ma veramente fantastico. Ok. Ragazzi, torniamo. La mia di schermata. Wow. Che posso dire, ragazzi? Mi è piaciuta. Tranne quella che ho dovuto fare all'improvviso. Scusatemi ancora tanto per non essere riuscito ad avvisarvi in tempo. Non sapevo neanche che in scaletta ci fosse. È stata una noia mortale quella parte dei live. Sarà la live più noiosa di tutte. L'hanno detto perfino loro che hanno dovuto switchare a qualcos'altro. Tra l'altro IGN stava per iniziare, almeno abbiamo potuto seguirlo. Interessantissima la live questa settimana per quanto riguarda Netflix Week.
E non mi è dispiaciuta affatto questa nuova giornata riguardante le tre. Quindi ragazzi, io vi ringrazio ancora per aver seguito. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su se il video è piaciuto e volete vederne altri così. Iscrivetevi al canale, commentate, condividete, attivate le notifiche sia sul nostro canale YouTube che sul canale Twitch. Ci vediamo domani pomeriggio. Ho capito ragazzi, seguirò tutti gli eventi pomeridiani fino a sera, di nuovo fino a sera tardi, tutti quelli che ci sono. Io saluto Mr. Paul, saluto tutti quelli che hanno visto o che guarderanno in futuro questa live. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte e alla prossima. Stanchezza? Sì, tanta. Mo devo andarmi a fare una doccia. Ciao.